Nome e volto nuovi nel panorama politico siracusano, quelli di Giambattista Coltraro, in corsa per il rinnovo del Parlamento siciliano all'interno della lista del presidente Crocetta. Approfittando dell'appuntamento di Portopalo, abbiamo chiesto a lui le motivazioni della sua candidatura. Ho deciso di candidarmi per portare un'area di rinnovamento all'interno del panorama della politica siracusana e di conseguenza, sulla base di questa intuizione che è quella di una transizione della fase politica che stiamo vivendo, ho ritenuto che l'unica candidatura possibile fosse quella di accompagnare una persona che è Rosario Crocetta in questa avventura che rappresenta proprio l'ideale di rinnovamento della politica siciliana. Sulla base di questa osservazione ho ritenuto che, così come Rosario Crocetta ha impostato la sua candidatura all'esterno dei partiti, in quanto, come ben si sa, la sua candidatura è partita dalla base, al di fuori dal sostegno di qualunque partito, e ha avuto la forza di accorpare a sé, dopo la prima fase della campagna elettorale, due importanti partiti, quale il Partito Democratico e l'UDC, che adesso sostengono la sua candidatura. Allo stesso modo io ho deciso di non schierarmi con nessun partito, in quanto intendo rappresentare la società civile all'interno dell'ARS, al di fuori delle convenzioni e degli schemi ideologici di qualunque partito, non essendo una persona strutturata all'interno di questi schieramenti che politicamente sono presenti. È una decisione che è stata motivata da ragioni di carattere personale. Svolgendo io la professione di notaio, ho voluto mantenere anche una terzietà nei riguardi dei singoli schieramenti politici e di conseguenza, pur avendo rapporti personali con i segretari regionali di alcuni partiti e avendo ricoperto incarichi tecnici all'interno degli stessi partiti, si è capito il motivo per cui ho deciso di schierarmi con Rosario Crocetta, in quanto intendo appoggiare più che l'ideale di un partito, in questa fase è poco chiaro, un programma politico di rinnovamento e una persona che è quella di Rosario Crocetta. Per questo mi sto candidando all'interno del suo slogan della campagna elettorale parla chiaro, parla di sviluppo e legalità. In cosa si traducono in esigenze per il territorio e quali sono le priorità della provincia di Siracusa? La legalità è alla base di tutte le attività economiche, perché senza legalità non si possono sviluppare imprese sane. Per quanto concerne lo sviluppo, è necessario che la provincia rinasca, perché la zona industriale è in forte crisi. Quindi lo sviluppo intanto deve partire dalla zona industriale, che rimane lo zoccolo duro della provincia di Siracusa, in quanto il PIL della provincia di Siracusa è strettamente collegato a quello della zona industriale. Noi intendiamo riqualificarla, rinnovarla e puntare sulla bonifica con investimenti esteri. Lo sviluppo deve riguardare anche la zona portuale di Augusta, che rappresenta un asset fondamentale per l'intera provincia, e la cosiddetta porta del Mediterraneo, in quanto rappresenta un luogo in cui è possibile concentrare anche gli scambi con il Medio Oriente e con il Nord Africa, e noi intendiamo sviluppare un distretto del porto con le imprese portuali che devono essere messe in rete e lavorare insieme per migliorare i servizi dell'area portuale. E infine, per quanto concerne la zona sud, intendiamo investire nei settori già esistenti, cercando di rinnovarli e di valorizzarli, e quindi sull'agricoltura, cercando di essere più vicini agli imprenditori agricoli, lavorando su una banca del territorio che finanzi le piccole e medie imprese, e puntare
sul rilancio turistico della zona, a partire da Noto, che rappresenta la capitale del Barocco, collegandola con Marzamemi, Avola e Portopalo, che rappresentano il fiore all'occhiello del turismo della provincia di Siracusa. Bisogna industrializzare il turismo, cioè mettere in rete i vari comuni per creare le condizioni di uno sviluppo turistico dell'area. Poi ancora la sanità pubblica, che nel programma del candidato Giambattista Coltraro è ai primi posti tra le urgenze della provincia siracusana, con riferimento soprattutto ad Augusta e Noto, decapitate dal precedente governo regionale. Ma è anche l'immagine di quella politica sprecona che sperpera denaro pubblico e che va consolidandosi, sempre più alimentata dagli scandali nazionali, che Coltraro vuole tentare di ribaltare se eletto all'Assemblea regionale siciliana. Il problema della sanità non è un problema locale della provincia di Siracusa, è un problema di carattere regionale, quindi sicuramente va affrontato a livello di presidenza della regione. Noi siamo vicini ai cittadini di Augusta, ai cittadini di Noto, per lo smantellamento che hanno avuto delle loro strutture ospedaliere, e siamo per un coordinamento dei vari reparti all'interno delle unità ospedaliere presenti all'interno della provincia. Quanto riteniamo che Augusta, Melilla e Priolo rappresentano un punto nevralgico in cui è necessario creare un polo oncologico e valorizzare i reparti di eccellenza già esistenti all'interno dell'unità ospedaliera, e viceversa riteniamo che a Noto bisogna concentrare altri reparti in modo tale che l'intera provincia rappresenti un'unica unità variegata però di eccellenza nei vari reparti, e le risorse regionali della sanità devono essere ripartite in maniera più equa tra le varie province, e quindi anche le province più piccole come la provincia di Siracusa devono essere prese in maggiore considerazione dai nostri. La crisi della politica e della burocrazia rappresentano lo spreco per eccellenza, quindi io spero di ridurre i tempi della politica, nel senso che è necessario che tutti possono fare politica, cioè la società civile deve partecipare all'attività politica. Per partecipare all'attività politica è necessario che i tempi da dedicare all'attività politica siano ridotti. Di conseguenza, riducendo i tempi, si possono ridurre anche i costi. Quindi è inutile fare 5 giorni a settimana riunioni all'ARS, commissioni e sottocommissioni. È necessario concentrare i tempi e quindi ridurre i costi, intanto della politica, riducendo le indennità dei parlamentari e così via. È necessario rimodernare la pubblica amministrazione siciliana. Rimodernandola significa anche ridurre i costi eccessivi della macchina burocratica amministrativa. È necessario creare dei pool amministrativi per settori di competenza, per permettere alle imprese che richiedono le concessioni di avere tempi certi di rilascio dei provvedimenti amministrativi, e responsabilizzare un po' di più i nostri dirigenti regionali e amministrativi.